back from the dead. Buongiorno a tutti, cari mostro telespettatori. Io sono Spectra Wondergeist e sono la presentatrice di questo talk show di A Tutto Monster Reality. In questo speciale parleremo con gli eliminati del reality che hanno molto da dire riguardo agli ultimi due finalisti. Come potete vedere alle mie spalle c'è un enorme schermo che proietta le immagini delle puntate precedenti. Ma cominciamo subito con Schelita e Gulia, due delle mostro campeggiatrici eliminate per prime. Che cosa direste a Nefera ora che siete state eliminate? Devo essere sincera, io non sono stata molto arrabbiata con Nefera. Sì, io volevo vincere il programma, ma se è questo che chiedi, no, non sono arrabbiata. Bene, invece tu, Gulia, ci vuoi parlare di che cosa è successo per il fatto dell'imbroglio di cui parlavi? I nostri telespettatori muoiono dalla voglia di sapere che cosa è successo durante l'episodio Stomaci Forti che abbiamo qui in sovraimpressione. Un momento! Tecnici, per favore, attivate i sottotitoli. Non puede ser! Cosa? Gulia, ci hai appena detto che il mostro finalista Deuce Gorgon ha imbrogliato durante la sfida del banchetto disgustoso? Ma questa è veramente una notizia fantasmagorica. Sicuramente i mostro telespettatori da casa cambieranno idea riguardo Deuce Gorgon. Adesso penseranno che è un semplicissimo scansafatiche. Aspetta, Spectra, stai dicendo che tocca ai mostro telespettatori decidere chi vincerà? Sì, esattamente. In pratica si tratterà di un televoto e in base a quanti voti i due finalisti riceveranno, uno dei due riceverà il premio in palio, ovvero il milione di mostro dollari. Voi chi volete che vince? Beh, io penso che... Venus deve vincere. È ovvio che tu sei d'accordo, Gulia. D'altronde sei stata eliminata per causa di Deuce. Per ora è Venus la preferita, che è famosa per la sua, possiamo dire, per il suo piccolo incidente con quel cupcake a ragno fogliolina. Ma andiamo avanti e facciamo entrare in studio Gigi Grant e Jaina Firelong. Scusate se Jaina Firelong porta quella cosa sulla bocca, ma come ben vi ricordate ha avuto un piccolo incidente con la gestione della rabbia negli ultimi episodi e quindi la stiamo tenendo sotto controllo. Così, giusto per non essere inceneriti dal fuoco che esce dalla sua bocca, sapete com'è? Vi posso assicurare che tutto quello che sta cercando di dire sono degli insulti contro Nefera. Comunque, in privato abbiamo parlato con lei quando era un po' più calma e ci ha confidato che secondo lei non fa nessuna differenza se vince Venus o se vince Deuce, perché avrebbe voluto vincere lei. Invece tu, Gigi, hai qualcosa da dire a Nefera e inoltre chi pensi che vincerà il programma? O meglio, chi vuoi che vinca il programma? Scusate questi congiuntivi.
Beh, ormai sapete tutti la mia storia e i problemi che ho avuto con Venus. Lei non deve vincere. Non lasciatevi ingannare, mostro telespettatori. Venus sa essere una vera vipera. Non è assolutamente una persona tutta felice e gioiosa. Lei ha detto che vorrebbe usare il milione per delle cause ambientali. Ma chi ve lo dice? Insomma, potrebbe anche usarli tutti per lei. E beh, che cosa dice invece di Deus? Beh, riguardo a Deus sono neutrale. Certo, avrà anche imbrogliato, questo è vero, ma considerate che è pur sempre un reality show e lui ha fatto solo quello che pensava che fosse giusto. Quindi sì, tra i due penso che dovrebbe vincere Deus. Ah, e Nefera, se stai guardando questo video... Ehi, attenzione a dire queste parole! Comunque c'è altro che volete aggiungere? No. Beh, lo prenderò per un no, Jaina Fire. Facciamo entrare i prossimi mostro campeggiatori eliminati. Date il benvenuto a Draculaura e Catherine Demieux. Ragazze, che cosa avete da dire riguardo i due finalisti? Chi pensate che debba vincere? E poi, fateci sapere un po' come ve la siete cavate dopo il programma. Io me la sto cavando con la mia arte, anzi direi che dopo il reality show sto cominciando a diventare sempre più brava. Era stata una vera perdita di tempo. Io invece sto facendo astinenza dal bere sangue e devo dire che sto avendo dei bei risultati. È stato difficile per me cedere nel mio lato vampiresco e adesso è ancora più difficile smettere. Però sto cercando piano piano di astenermi dal sangue e dalla carne e in questo modo spero che un giorno ritornerò ad essere una vampira vegana. Anche se ora che ci penso, siccome il mio fidanzato è un lupo mannaro, magari potremmo finalmente mangiare quella grossa bistecca che lui mi proponeva sempre insieme. Beh, si tratta di scelte molto importanti, Draculaura. Scelte che addirittura ti hanno fatto sacrificare un'amicizia. Adesso come va il rapporto con Claudine? Assolutamente benissimo. Se parlerete con lei vi posso dire che da quando siamo state eliminate ci siamo legate di nuovo e adesso lei non è più arrabbiata con me. Posso dire che è stato un po' il reality a farci allontanare. Certo è una bella esperienza, si possono vincere dei soldi in palio, ma il reality crea molte tensioni tra le persone e quindi non penso che sia una cosa positiva. Quindi se tornassi indietro non parteciperesti ad A Tutto Monster Reality? No, non mi interessa, preferisco tenere le mie amicizie che vincere $1 milione. Wow! Wow, davvero? Ammirevole! Ma riguardo il milione, chi pensi che possa vincere? Guarda, devo essere sincera, entrambi mi sembrano molto forti, quindi hanno la stessa possibilità di vincere, però penso che Deus sia un po' più capace, non lo so, me lo sento. Io sono d'accordo con Draculaura, Venus è veramente pazza. Non vi ricordate che cosa successe nella puntata Stomaci Forti? Ma per favore, era ossessionata da quel cupcake a ragno, neanche fosse una persona. Ah, già, quella cosa era veramente patetica. Ad ogni modo, facciamo entrare i prossimi eliminati. Ma vediamo, vediamo chi abbiamo qui. Olin e la sua acerrima nemica Twyla, che da quello che è successo nel reality le stava per rubare la sorellona. Non è andata così o sbaglio? Beh sì, in effetti devo essere sincera, Twyla. Ti ho odiato molto durante il reality. Però sappi, Spectre, adesso le cose sono cambiate. Già, da quando Olin si è riappacificata con Claudine adesso non c'è motivo più di odiarci. Anzi, è come se questa nostra famiglia si fosse allargata. Adesso è come se ho un'altra sorellina. Accidenti, era così divertente vedervi litigare. Ah, voi chi pensate che vinca il reality? Ah, devo essere sincera. Io penso che vinca Deus. Perché è veramente spietato, farebbe di tutto per vincere. Anche se in cuor mio vorrei che vincesse Venus, perché mi sembra più simpatica. Già... Mi trovo a dover dire la stessa cosa. Penso che Venus meriterebbe di vincere, ma Deus è veramente fortissimo. Wow, mamma mia, tremendo. Beh, se l'intervista è finita possiamo anche andare. Già, un momento ragazze, non così presto. Facciamo entrare Claudine.
Claudine! Ragazze, voglio proprio vedere se vi siete raccocificate. Vi voglio bene. Anch'io! Ah, io che speravo di vederle combattere. Comunque, Claudine, già che sei qui, secondo te chi dovrebbe vincere questo programma? Sinceramente non mi interessa, ma credo che Venus se lo meriti di più. Devo dire che è sempre stata molto brava nelle sfide. Ok, grazie del tuo parere. Adesso facciamo entrare le prossime eliminate, Rochelle e Rebecca. Ragazze, sapete le regole, a voi la parola. Beh, considerando le cose che sono successe, io credo che sia Deus la persona adatta. Venus è molto calcolatrice e poi non mi piace il fatto che lei voglia usare quei soldi per la natura. Io penso che lei stia mentendo. Già, concordo. Secondo me Deus è un concorrente molto molto determinato e meriterebbe la vittoria. Bene, grazie del vostro parere. Volete dire qualcosa riguardo Nefera o riguardo il reality in generale? Beh, io dico che è una cosa troppo difficile e soprattutto Nefera non ha proprio un'anima. Ci ha trattato come dei, non lo so, degli animali. Nella sfida in cui sono stata eliminata, io ci stavo per rimettere i bulloni. Voglio dire, ho dovuto dare tantissima energia per far funzionare quell'impianto solare. È stato veramente pericoloso. Quindi voi pensate che questo reality sia pericoloso per la salute dei mostri? Esatto, non consiglio a nessuno di partecipare. Già, questo parere è molto insolito ed interessante. Vediamo invece le altre due eliminate, che penso che pensino che questo reality è stata per loro un'occasione per diventare famose e soprattutto per mettersi in gioco. Diamo il benvenuto a Clio Denile e Abby. Clio, tu sei stata l'unico concorrente ad essere stato eliminato due volte. Come ci si sente? E soprattutto, come ci si sente a partecipare nel reality show condotto dalla tua sorellona cattiva? Beh, te lo dico subito, ci si sente veramente umiliati. Insomma, dovevo essere io la conduttrice. E poi essere stati eliminati due volte non ne voglio proprio parlare. Ma non preoccuparti, quando Nefera farà ritorno a casa dopo il reality, le prenderà di santa ragione. Ah, questo, su questo non c'è dubbio. Comunque, secondo te chi deve vincere il milione? È ovvio che Deus non se lo merita. Insomma, avete visto come mi ha umiliato in diretta mondiale TV? Beh, non che Venus mi piaccia, ma sai com'è? Devo scegliere il male peggiore. Bene. Adesso parliamo con una concorrente che ha fatto divertire il mondo intero. Sto parlando di Abby. Abby, te lo aspettavi di essere eliminata? Beh, devo essere sincera. Questo reality non l'avevo preso molto seriamente, quindi quando sono stata eliminata non mi sono dispiaciuta, ma devo ammettere che c'è stato un momento in cui pensavo di essere la vincitrice. Cosa vorresti dire ai due finalisti adesso? Quali consigli? Beh, semplicemente di non giocare troppo sul serio, perché d'altronde è pur sempre solo un reality e molte volte si tratta solo di fortuna, non di bravura. Anche tu vorresti portare Venus alla vittoria? Sinceramente no. Io vorrei far vincere Deus. È stato un buon compagno di squadra, dopo tutto. Anche quando è passato dagli spettri agli alieni. Quindi sì, va bene lui. Va bene, grazie di questa intervista. Ah, Abby, prima che te ne vai, vorrei farti vedere una cosa. Puoi anche entrare, Laguna. Ciao, Abby. Come vedi, sono finalmente vestita in maniera decente. Oh, ce l'hai ancora con me per la questione dell'obbligo di indossare il pigiama? No, dai, è tutto passato. Tanto vedi il lato positivo? Siamo entrambe fuori dal reality. Che motivo ci sarebbe di far rimanere le nostre incomprensioni? Già, allora è pace? Pace. Allora, Laguna, vuoi far sapere ai mostro telespettatori cosa ne pensi dei finalisti? Beh, io penso che entrambi sono arrivati in finale perché hanno fatto il gioco sporco. Se in un reality si gioca in maniera pulita, stai sicura che non si vince. Io, per esempio,
non sarei in grado di fare delle cose così cattive. Per cui è ovvio che non potevo vincere il programma, me lo sentivo tra me e me. Però se devo dire, tra i due penso che... vediamo... Deuce sia quello un po' meno cattivo. Sì, è vero, qualche volta è imbrogliato, ma non lo vedo una persona calcolatrice e cattiva. Mentre Venus, non lo so, non me l'ha mai contata giusta. Sì, la penso esattamente come te, Laguna. Bene, grazie di questa testimonianza. Adesso facciamo entrare in studio le due ex capogruppo, Frankenstein e Operetta Phantom. Allora, a voi la parola. Cominciamo con questa domanda. Che cosa avete pensato quando siete state eliminate? E vi è dispiaciuto? È ovvio che mi è dispiaciuto. Anzi, vi dirò di più, io ero sicura di vincere, ma sono sicura che ci sono stati degli imbrogli nel programma. Insomma, non è possibile che una stupida come Venus e un ancora più stupido come Deuce si trovino in finale. Ehi, come ti permetti a parlare così di Deuce? Da quando in qua lo proteggi? Ah già, da quando hai rubato il fidanzato a Clio, quasi dimenticavo. Ragazze, riservate questo astio per dietro le quinte, non siamo più ad A Tutto Monster Reality se ve lo siete già dimenticato. Ah, scusami. Ad ogni modo, sì, io avrei dovuto vincere. Quindi se proprio lo vuoi sapere, tra Venus e Deuce non penso che ce ne sia uno che meriti la vittoria. La vittoria aspettava a me sola. Me lo aspettavo. Quindi possiamo dire che sei stata molto devastata quando ti hanno eliminato. Più che devastata sono stata delusa. Voglio dire, veramente non capisco. Per quanto riguarda te, Frankie? Beh, penso che tutti voi sapete la mia risposta. Sì, dovrebbe vincere Deuce, e non lo dico solo perché è il mio nuovo fidanzato. Venus, sì, è proprio agguerrita. Secondo me farebbe qualsiasi cosa per vincere. E non lo so, mi dà questa impressione. E beh, tu avresti voluto vincere? Beh, questo è ovvio che avrei voluto vincere, ma non sono come Operetta che pensa di essere la migliore. Evidentemente se sono state eliminate è perché non ero all'altezza. Che vogliamo fare? Dovevo vincerlo io A Tutto Monster Reality? C'era già scritto il mio nome su quel milione di dollari. Spettra, calmati, siamo in diretta TV. Non è giusto! Ci scusiamo per l'interruzione, ma la conduttrice Spettra è uscita fuori di senno. Dal momento che non c'è nessuno in studio, penso che vi devo salutare io. Sono rimasti solo due concorrenti in gioco. I due finalisti sono Venus McFlytrap e Deuce Gorgon. Tocca a voi decidere chi vincerà questo reality. Sotto questo programma, sotto questo video, scrivete chi volete far vincere. Ricordate, un vostro commento vale tantissimo. Quindi decidete chi eliminare e chi far vincere. Lo scoprirete nel prossimo episodio di A Tutto Monster Reality. Wow, l'avevo sempre voluto dire. Non è ancora finita qui. Io vincerò il milione. Ve lo giuro.